cari amici di AndroidBlog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, cominciamo oggi a vedere un nuovo terminale di casa Huawei. Nuovo nel senso che è da poco che è arrivato nelle mie mani. Cominciamo a vederlo oggi, facciamo un rapidissimo unboxing e un rapidissimo tour di quello che è la sua dotazione hardware. Poi, come al solito, nei prossimi giorni andremo avanti con i vari test. Dunque, terminale Huawei U8860, meglio conosciuto come Honor. Andiamola a vedere. Comincio a dire terminale che diciamo che si va a piazzare come a centro gamma, non è un top di gamma, ma non è neanche, diciamo, in fondo, non è neanche l'ultima ruota del carro. Andiamo a vedere molto rapidamente cosa abbiamo all'interno della scatola, tanto facciamo velocissimi. Terminale, ovviamente. Andiamo ad alzare, andiamo a vedere cosa c'è sotto, lo mettiamo un attimo via. Sotto abbiamo cavetto USB, micro USB, che serve sia per i dati che per la ricarica, carica batterie marchiato Huawei, porta USB, e le classiche cuffie modello standard, quindi non in-ear. Manualino di istruzioni, Quick Start Guide, non so chi possa servire, comunque non so neanche se mai qualcuno l'abbia letto, e fine, la scatola è finita. Ok, quindi direi a questo punto di passare molto rapidamente, dicevamo, per oggi a vedere qual è la sua dotazione hardware. Intanto possiamo cominciare, chiedo scusa, sposto un attimo la telecamera, cominciamo ad apprezzare le sue forme, devo dire molto bello, i materiali sono mi piacciono molto, il vetro è molto bello e rimangono poco le impronte, ho notato. Dietro è bianco, bianco perlato, il colore è veramente bello, mi piace un sacco. Vediamo, allora, partiamo dal peso, visto che ce l'avevo in mano. Il peso è di 140 grammi, quindi diciamo nella media, via, non è molto, se si attesta insieme ai suoi colleghi di fascia. Dimensioni, abbiamo 122x61x10,9 di spessore. Dunque 10,9 diciamo che è uno spessore che non sta, non è né tanto né poco, via, diciamo, è un valore giusto. Ovviamente adesso ci sono terminali che sono estremamente più sottili, negli ultimi tempi soprattutto ne sono usciti diversi. Ha un vantaggio questo, che credo che si riesca a vedere abbastanza bene grazie al colore, che è questa bombatura che si ha da entrambi i lati, vedete, questa sagomatura, è molto comoda, e ha una buona ergonomia, in mano si tiene molto bene, non tende mai a scivolare, anzi mi piace parecchio. Display, abbiamo un 4 pollici con una risoluzione un po' particolare perché è un 854x480, 16 milioni di colori. È un display LCD che ha dei colori veramente particolari, sono sincero, io l'ho visto acceso, non ho ancora avuto modo di utilizzarlo, di utilizzare una giornata, però i colori mi sono subito piaciuti, poi durante la recensione vedremo di osservarli un po' più da vicino. Andiamo avanti, vediamo quali sono i suoi tasti, di cosa è composto. Allora, diciamo, il vetro, qua sotto abbiamo i classici, tra virgolette, ormai non sono più così classici, comunque quattro tasti soft Android, quindi cerca, back, home e menu. Da questo lato qua abbiamo il bilanciere del volume, come potete vedere grigio come il bordino che va a riprendere, molto molto simpatico. Nella parte sotto abbiamo porta micro USB, vabbè, questa qua è la linguettina per aprirlo, poi la apriamo dopo e vi faccio vedere il microfono per le conversazioni. Da questo lato qua non abbiamo niente, aspettate che vado un po' indietro che mi sono accorto che non si vede niente, ok, da questo lato qua non abbiamo niente. Di sopra abbiamo jack da 3,5 per le cuffie, tastino accensione e spegnimento, uscita dallo standby, anche questo grigio come il bordino che va a riprendere, molto bello. Sul retro abbiamo fotocamera da 8 megapixel con flash LED dedicato che registra video fino a 720p, quindi in HD, uscita audio, cassa, adesso ho un lapsus, e il microfonino per la riduzione del rumore. Davanti abbiamo qua sopra, oltre al classico altoparlante, abbiamo la fotocamera frontale con risoluzione VGA, abbiamo
i vari sensori, quindi di prossimità, di luminosità e via discorrendo, e cosa da non sottovalutare, che su questi ormai per me ad esempio è diventato fondamentale, abbiamo il LED di notifica. Andiamo avanti. Al suo interno cosa c'è? Beh, al suo interno troviamo un processore che è di tutto rispetto, perché è un Qualcomm Scorpio ad 1,4 GHz. Cosa di particolare? Niente. Secondo me ha delle prestazioni decisamente buone. È stato adottato anche su altri terminali. Ormai diciamo che i nomi noti dei processori ci sono, quindi quando si fa il nome di un processore non tanto conosciuto è difficile fare mente locale. Se non ricordo male è montato su un Lumia, sul Lumia 800 se non mi ricordo male, viene utilizzato questo tipo di processore, secondo me si comporta benissimo. Abbiamo 512 MB di RAM e 4 giga di memoria interna, di cui una dedicata ai dati dell'utente. Ovviamente c'è lo slot per la micro SD. Andiamo a vedere intanto, adesso apro così guardiamo anche cosa c'è dentro, e abbiamo visto un po' tutto così, ok? Qui abbiamo la batteria, che vi dico già è da ben 1900 mAh, penso che ci sia scritto. Sì, 1900 mAh. Qui abbiamo slot per la micro SD e slot per la SIM card. Ovviamente il resto della dotazione è ormai lo standard di qualsiasi smartphone. Abbiamo WiFi, Bluetooth, tutto, non gli manca niente. Quindi direi che come primo veloce approccio e presa di contatto con questo terminale oggi possiamo chiuderla qui. Ovviamente nei prossimi giorni software tour, state sintonizzati con noi, non ve ne andate perché arriverà la video recensione completa. Testeremo anche in maniera approfondita questa fotocamera da 8 megapixel, che secondo me può dare soddisfazioni. Amici di androidblog.it, per il momento è tutto, ciao dal vostro Alessandro.